diretta da Milano, la città che per prima ha scoperto che non ci sono più le mezze stagioni, perché qui è sempre novembre. Questo è G-Day, il programma che taglia le vostre opinioni alla Julienne, ci mette due scaglie di parmigiano e ve le spaccia come nouvelle cuisine. Oggi parleremo del potere del monosillabo sì. Di solito trasforma fidanzati, sposi felici. Ieri ha trasformato un governo in una vedova sull'orlo di una crisi di nervi. Ne parliamo con un volto notissimo della politica, un deputato così caliente che temo mi faccia saltare la refrigerazione dell'elettrodomestico, Italo Bocchino. Buonasera. Sempre più in alto, benvenuto. Benvenuto, Italo. Grazie mille. Tu, ti do del tu, posso darti del tu? E come no? Allora, tu sei in Parlamento da più di 15 anni. Allora, rassicurami subito, sai ancora sostenere una conversazione normale o ti esprimi soltanto per mozioni di sfiducia? No, solo conversazioni normali, le mozioni lasciamole agli orari in cui si sta in aula. Ecco, quindi adesso ne sei fuori. Con te poi sarebbe inutile una mozione. Non mi sfiduceresti mai? No, ma non ti faresti sfiduciare da una mozione? No, certamente non adesso, non qua, non nel tuo frigo. Comunque, Italo, è un grande onore vedere la propria vita inserita nella navicella, la raccolta di biografie dei deputati, ma preparati perché stai per vivere l'emozione ancora più grande, ascoltare la tua vita raccolta in un post-it. Questo, te la leggo, Italo, a te, proprio a te. Vai, sono pronto. Italo Bocchino, nato a Napoli 2 anni prima del 69, laureato in legge, giornalista, editore, lavora molto ma non trascura gli hobby. Per esempio è vicepresidente di Futuro Libertà, ex MSI, poi AN e infine FLI. Oggi è un po' meno a destra di Storace ma molto più a sinistra di D'Alema. Ha detto di lui Gianfranco Fini: è la persona che mi ha fatto più danni senza essere mio cognato. Per dire quanto è lucido, il suo giornale si chiama Roma ed esce a Milano. Bene, sorridi ancora? Sorridi ancora. Vabbè, da Geppi si sorride soltanto, mi sembra una... È il titolo del tuo prossimo analisi. Romanzo. Bene, ne sono molto felice. Sì, sì. Allora, Italo, dopo queste votazioni, tutti i grandi analisti politici dicono che i partiti devono tornare in strada ad ascoltare la gente. Noi da mesi questa cosa la facciamo ogni giorno, ascoltiamo la gente e la mandiamo in video. In questo modo condivido con te i vostri titoli di oggi. Bossi ha detto basta prendere schiaffi, io credo che schiaffoni non bastino mai. Bossi ha detto basta prendere schiaffi, io credo che schiaffoni non bastino mai. Ho perso la tessera elettorale ma avrei votato sì, infatti sono molto felice che abbia vinto il sì. Ho perso la tessera elettorale ma avrei votato sì, infatti sono molto felice che abbia vinto il sì. La nascita del mondo è il bunga bunga, la fine del mondo sarà il bunga bunga. La nascita del mondo è il bunga bunga, la fine del mondo sarà il bunga bunga. Rozzano è come Busto Arsizio, il sindaco parla e non fa mai niente. Rozzano è come Busto Arsizio, il sindaco parla e non fa mai niente. Vengo qua in Italia per vestirmi. Vengo qua in Italia per vestirmi. Una donna che viene in Italia per vestirsi, molte vengono qua per spogliarsi, si vede che non vuol fare la deputatessa, vero Italo? No, beh, intanto voglio dire, viene in Italia a fare shopping, sì. Quindi aiuta il nostro prodotto interno lordo. Ah, tu così la metti, io l'avevo messo sul profilo morale, ecco. Tu invece sul profilo economico, sei fatto così. Ma quale titolo ha sollazzato maggiormente la tua attenzione? Eh no, quello lì di Rozzano e Busto Arsizio non era male. È una denuncia forte del lavoro del sindaco di questi due comuni. Molto forte, credo che vada valutata attentamente a tutti i livelli. Ecco, Italo Bocchino si espone personalmente con i sindaci di Rozzano e Busto Arsizio, non l'avrei mai pensato. Comunque, tu sei stato giornalista per anni, la persona che sto per presentare lo è per 2 minuti al giorno e il primo minuto è questo. Matteo, qual è la prima notizia? Buonasera, sì... Sì, così hanno risposto all'appello referendario in 25.763.273 persone nelle giornate di domenica e lunedì. Erano stati invitati ad andare al mare, evidentemente loro tecnicamente se ne sono fregati di questo invito e hanno preferito andare a votare alle 4 domande delle schede, ovvero nucleare,
privatizzazione dell'acqua 1, privatizzazione dell'acqua 2 e legittimo impedimento, se ne aggiunge ora una quinta. Che fine farà il governo Berlusconi? Ecco, allora Italo, tu pochi giorni fa avevi dichiarato un no e 3 astensioni, quindi possiamo dire ufficialmente che hai perso. No, in realtà 2 no. Che fanno 6 quasi, come l'hai detto. Sì, esatto, 6 no. Ecco, ma possiamo dire comunque, anche se hai detto 2 no, in qualche modo hai perso. Allora, è vero che ti stai allenando a diventare di sinistra? No, non è così. In realtà erano 2 diverse partite. C'era una partita politica che era quella della partecipazione, del fatto che ci dovesse essere il quorum, e su quella abbiamo vinto, perché noi abbiamo chiesto di andare a votare. Poi la partita del merito, ognuno la pensa come gli pare, però è evidente che questo referendum era un referendum contro Berlusconi e contro il governo. Beh, sostanzialmente gli italiani hanno capito quello che noi da tempo avevamo detto, cioè che il governo non poteva andare avanti così. Beh, comunque non si può dire che tu non sia animato da un estremo ottimismo. Comunque, proprio sul sospetto che le domande del referendum, come tu hai detto, ne contenessero una più insidiosa e più occulta, che si basa la nostra gran domanda di oggi. Al referendum è stata bocciata la linea del governo sul nucleare. Secondo lei gli elettori temevano di più l'uranio impoverito o il brianzolo arricchito? Matteo, puoi... Se pensate che gli elettori temessero di più l'uranio impoverito, voi stessi lo temevate di più, mandate un sms con scritto 1 al 478-4782. Se invece lo sparacchio è il brianzolo arricchito, l'sms deve contenere il numero 2, il numero è sempre 478-4782. Italo, tu come ti schieri? Cioè, secondo te gli italiani oggi hanno più paura di quello che è successo a Fukushima o di quello che è successo a Villa Certosa? Non darmi risposte lunghissime, tipo linea notte, che cambiano e vanno a vedere le televendite. No, allora, la molla è stata Fukushima, però la botta l'hanno data al brianzolo. Cioè, hanno unito le cose, diciamo. Un classico esempio sono di serendipità. Sono stato abbastanza breve? Anche troppo, diciamo. Comunque, il governo sul nucleare aveva già cambiato idea, come ha giustamente ricordato ieri il politico più amato da Marilyn Manson, Daniela Santanchè, pronunciando la frase «In fondo abbiamo vinto noi». Anche lei è molto ottimista, devo dire molto lucida. È giusto, fare politica, sicuramente tu me lo confermi, vuol dire saper anticipare i cambiamenti. E voi a Futura Libertà ne sapete qualcosa, perché chi lesse il vostro manifesto all'Assemblea di Perugia, Italo? Ridiciamolo insieme. Lo lesse Luca Barbareschi, allora, l'unico attore che c'era tra di noi, adatto a leggerlo. E infatti, i politici... Poi ha cambiato compagnia teatrale, ma questo accade sempre. Ma guarda anche che... Anche a lei potrebbero chiedere di presentare Miss Italia al Festival di Sanremo. A lei sono diventata io. Compagnia televisiva. È passato a lei. Siamo passati a lei. Tu, scusa. Quando mi hai voluto mettere vicino a delle Miss Italia, improvvisamente mi hai dato del lei. Secondo me ci deve essere qualche messaggio che non devo aver colto. No, ti ho fatto prendere le distanze da Miss Italia. E lo so, anche questo, mi è piaciuta questa mossa. Comunque, voi non vi siete accorti, ma secondo me già in quel discorso c'erano dei segnali che voi non avete colto. Riguardiamolo insieme, con più attenzione. Noi amiamo l'Italia, la nostra patria. Vogliamo una nazione di cittadini liberi che credano nell'etica della responsabilità. Vogliamo un'Italia che rimetta in moto lo sviluppo economico, puntando sulle imprese, sui giovani, sulle donne. Un'Italia in cui la politica non sia solo scontro e propaganda, ma si ispiri a programmi per garantire l'interesse nazionale. Un'Italia di futuro e libertà! Vedi, il discorso inaugurale di Futura Libertà resta una tra le migliori performance di Luca Barbareschi, attore. Come dici tu, recitava così bene che lo chiamò Al Pacino per congratularsi. Italo, vuol dire... Ha fatto molta audience, più dei suoi film, forse. Tiè, Luca, tiè, così. Così dava voce al suo pensiero. Comunque, sì, effettivamente questo è un po' il successo. Non c'è niente di meglio però che un bel parlamentare indeciso per segnare anche il clima politico del paese. Meglio ancora del nervo sciatico di un parente anziano. Noi, per esempio, per regolarci un po', abbiamo acquistato a soli 9,99 euro un praticissimo scilipometro. Vediamo che tempo segna oggi. Ecco, vedi, dopo giorni di arancione lo scilipometro è tornato sul blu, forse così per reazione, lo vediamo qua alle mie spalle. Ecco, Scilipoti, dopo l'esito del referendum, è stato sbeffeggiato
da alcuni sostenitori dell'Italia dei Valori. Lo vediamo qua inseguito con questo grande entusiasmo. Italo, ce l'hai anche tu con Scilipoti o credi ancora nell'agopuntura? No, non credo nell'agopuntura. Scilipoti mi sta simpatico, però credo che il suo ingresso a sostegno della maggioranza abbia fatto un gran danno a Berlusconi. Agli italiani non è piaciuta l'operazione Scilipoti. No, quella del rotolino, diciamo. Esatto. È la cangianza, diciamo, che l'ha condannato. Esiste come sostantivo cangianza, me lo controlli per favore, prima. No, però. Puoi tranquillamente smentirmi in diretta. Comunque, c'è gente che in politica farebbe di tutto per farsi notare, perfino il cameriere. Vediamo un attimo. Ciao, Nunzio. Ciao. Prego. Grazie. No. Dammi la borsa, metti a guardare qua. Grazie, Nunzio. Ecco, questo è il tuo esordio, che è rimasto anche tale, al cinema. Italo, dai, di la verità, ce l'hai un po' con Berlusconi, anche perché nonostante queste tue grandi prove d'attore, non ti ha mai dato una parte nei Cesaroni. No, guarda, allora, quello l'ho fatto prima di far politica. Dopo volevo una parte da protagonista e non mi è mai stata data. Ho capito che non è mestiere mio, l'attore. E vabbè, c'è qualcuno invece che si ostina ancora su quella strada. Comunque. Soprattutto le attrici. Vuoi darmi del lei a questo punto? Adesso non mi devo rivolgere a te, però in questo contesto potrei darti del lei, sì. Io ho il responso. Scusa un attimo, Italo, che qua cangianza non c'è, ma c'era qualcosa di profondo nel tuo lapsus, perché mangianza, che è l'unico che si avvicina, vuol dire compenso offerto corrisposto in vista di fini non onesti, e si parlava di Scilipoti. Hai capito, Italo? Comunque qua c'è sempre, alla fine i conti tornano sempre, guarda, in qualche modo. Alla fine Freud è dentro di te. Lo so, nonostante la sua dipartita. Comunque, il borsino politico resta in fibrillazione. C'è chi scommette sul governo, c'è chi scommette contro. Comunque, qualunque intenzione abbiate, cari amici, non puntate un euro prima di aver consultato con noi le quote di Beppe Signori. Andiamo a guardarle insieme. Allora, Gasparri fa cadere il governo, è dato 122-1, Italo. Gasparri sostiene il governo, è dato 10-1. Gasparri non ha capito cosa è successo, 1-1. Bossi, no, non c'è questa di Bossi, non c'è nessun'altra. C'è Bossi. Italo, hai preso coscienza di questa cosa che ho detto mentre i miei suggerimenti andavano via, sì, nella notte? Non gioco a niente, non ho mai giocato a niente nella vita. Né a Totocalcio né ad altro, quindi non so commentare. Ma che immagine triste di te che stai dando? Cosa vuol dire che non hai mai giocato a niente? Non hai mai scommesso, non hai mai puntato, ma qualche gioco l'avrei fatto. No. Sì, ho capito, sto parlando di gioco inteso come scommesse. Ah, tu sei uno che non sfida la sorte, ma io mi sono... Scusa allora, però adesso a questo punto, visto che tu non ne fai parte, vediamo se... No, la sfido confrontandomi con te dal frigorifero. Immagina che vita interessante. Così sfido la sorte. Che vita piena di impegni appassionanti, che se questa è la tua sfida maggiore, ti ringrazio per averla accettata. Ma voi da casa, voi proprio da casa, avete mai scommesso nel vostro cuoricino ambientalista su sì ai referendum che hanno vinto? Chissà, magari non avreste potuto mai immaginarlo. Però ci sono dei sì invece che qualche volta possono rovinare la vita, proprio come quello di Bocchino a Fini. E allora diteci, amici a casa, quel sì che vi ha rovinato la vita. Per farlo dovete telefonarci e prenotarvi durante il giorno, come si fa per andare dall'analista. Il numero è sempre questo: 8 4 8 90 60 90. Raccontateci di quel sì che vi ha cambiato la vita. Lorenzo da Roma. Pronto, ciao Geppi. Ciao Lorenzo da Roma, quanti anni hai? Paolo, io 31, tu quanti? Io 37, così per rompere il ghiaccio rompi dell'altro subito, complimenti. Grazie. Lorenzo da Roma, cosa fai nella vita? Nella vita attualmente sono disoccupato. Ecco, però scrivi domande argute, quindi magari potrebbe essere anche un lavoro pure questo. Hai detto di sì che ti hanno cambiato la vita? Raccontacene almeno uno, vai Lorenzo. Allora, quando il mio migliore amico mi ha chiesto se volevo sapere la verità, io gli ho detto di sì, e allora ho saputo che era stato con la mia ragazza.
Beh, comunque non è stato bello. Non è stato un sì che ti ha cambiato la vita, ma un amico orrido che te l'ha cambiata e hai tutta la nostra vicinanza. Alberto da Pordenone. Ciao, buonasera Geppi, buonasera Frigo. Buonasera Frigo, saluta, c'è un no, c'è dentro un uomo che si chiama Italo. Buonasera onorevole. Saluta. Buonasera. Saluta Italo. Buonasera, buonasera. C'è anche Matteo Bordone, quella persona che mi affianca così, mio malgrado. Beh, non, neanche questo è bastato per salutare. No. Però dal completamente non pervenuto Matteo Bordone. Alberto da Pordenone, quanti anni hai? 36. Bene, io 37, come prima. Ho sentito. Cosa ridi? Vabbè, Alberto da Pordenone, cosa fai nella vita? Io ho un ufficio stampa. Ah, ho capito, sì, lavori con le idee degli altri. Le comunico. Sì, le comunico, le millanti più che altro. Vero, Italo, che gli uffici stampa mo' millantano? No, non è vero. Anzi, fanno grazie. Un gran lavoro. Io ho fatto l'ufficio stampa per molti anni. Appunto, vedi che c'era... risate grasse qua, capito, anche al telefono. Certo, il massimo sarebbe fare il tuo ufficio stampa. Il tuo mio? Sì. Io non ne ho bisogno. Alberto, stai un attimino zitto che stiamo parlando tra... che sei a Pordenone, qua già lui è a Roma, io a Milano, ci manca, sembra risico. Vabbè, poi dopo vuoi farmi l'ufficio stampa? Ma perché? Hai il sentore della tua carriera politica sciamante, no? No, perché le sfide più belle sono quelle più difficili e promuovere te è difficile oggettivamente. Io non ho capito per quale motivo, nelle sfide della tua vita tu devi mettere per ben due volte in 10 minuti me. Io non sono una sfida, io sono un baluardo da espugnare, ma non ce la farai. Comunque. Va bene, non ce la farò. Comunque, Alberto da Pordenone, mentre mi spettino, vuoi dirmi questo sì che ti ha cambiato la vita? Grazie. Sì, mi ha rovinato un sì della banca quando io 10 anni fa ho chiesto un mutuo a tasso fisso e loro me l'hanno concesso, il variabile era meglio. Lo so, si chiama crisi economica questa. E comunque noi ti siamo vicini anche in questo. C'è un amico che si è fatto la fidanzata di lui, quindi ti poteva andare peggio. Adesso abbiamo in linea Gisella. Potete fare un corso di grafia, amici cari autori? Gisella, 2, 3. Gisella da Conegliano Veneto. Sono una prova ottica, non leggere un nome. Gisella da Conegliano Veneto, ti ringrazio, Matthew. Carissima ragazza, ciao. Gisella, hai la voce dell'assassino di Profondo Rosso. Ah, dai. Eh sì, cioè... È perché sono una fumatrice. Ecco, fumare fa male a tante cose, tra cui alla voce, Gisella. Per me non fa più male. Perché ormai... Puoi essere mia figlia, per cui... Gisella, quanti anni hai? Quanti anni hai, Gisella? 73. Bene, beh, te li porti malissimo a livello vocale, intendo, però magari bene come lo impeto. Ma io fumo. Vabbè, fumare fa male, vero Italo? Fa malissimo. Ecco, lui è sotto di sé, siamo qui e qua oggi noi tre. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Guarda, potevi dirlo per altre cose che ho detto, invece l'hai detta per questa, che è la cosa più, più saggia che ha detto. Non facciamo, Italo, non facciamo ridere Gisella, che non è un bello spettacolo. Allora, Gisella da Conegliano, raccontaci di quel sì che ti ha cambiato la vita. È stato quando io mi sono sposata e ho sbagliato tutto. Dopo una settimana avevo un cesto di lumache sulla testa. Ma dopo una settimana solo? Ma lui, scusa una domanda, sì. Lui è ancora vivo? È ancora vivo, sì. Vabbè, era così una curiosità. Vabbè Gisella, facciamo il tifo per te, ritelefonaci e fuma di meno. E delle capsuline. Non fumo di meno. Secondo me perché fumava troppo, Da un fascino. Eh sì, questa non voce profonda. Non dà fascino fumare, questa voce profonda poteva... Poteva magari accaparrarsela in un altro modo. Comunque, Gisella, ci ritelefoni quando vuole. Cosa dicevi, Italo? No, che forse il marito si è distratto perché lei fumava troppo. Ecco, meno male che ha chiuso perché sennò te ne avrebbe sparato un'altra. Tu hai dei sì di cui ti sei pentito?
Ah, ne ho un elenco enorme. Allora, aspetta un attimo, ci rifletti un attimo, perché nel frattempo, ancora una volta, apriamo una finestra sul resto del mondo, perché ormai è certo, l'acqua e il nucleare hanno risvegliato l'impegno civile degli italiani. A questo punto ci siamo chiesti, è l'aria? Come reagirebbero i nostri connazionali se una legge gli toccasse l'aria? È la premessa falsa che ha scatenato le vostre risposte vere, come di consueto, come lei saprà. Come lei saprà, l'onorevole Lanzillo del Movimento Italia che Respira ha proposto di dare l'aria pubblica in gestione a ditte private. Lei è d'accordo? No. Dipende che aria e per che uso. Dovrebbe essere l'aria di tutti, quindi dovrebbe essere gestita da tutti. Non l'avevo mai sentita, cioè mi avete proprio sconvolto questa mattina. Non è giusto pagare sulla tassa per la natura che è di tutti. Secondo me l'aria pubblica deve rimanere pubblica. L'onorevole Lanzillo io non l'ho mai visto, non l'avevo mai sentito nominare, però da dove è venuto? Cioè, da che pianeta? Perché no, paghiamo per tante cose, perché non pagare per questo che alla fine può anche tornarci utile? Hai visto, Italo? Gli italiani pagherebbero per un'aria più pulita. Si dice che l'aria, intanto, è di tutti, l'aria di tutti. Lanzillo l'hai trattato male, eh? Ma Lanzillo è un'invenzione della nostra fantasia. Ma non è vero, esiste l'onorevole Lanzillo. Esiste l'onorevole Lanzillo? Ma non è vero, non esiste. Sì, esiste. Esiste Lanzillotto, che è l'amico di Arzù. Ma cosa dite? No. Scusate, allora, a me scusa un attimo, mi confronto con 5 persone che vengono pagate ogni giorno per questo programma. Esiste? No, non esiste, ti volevo solo far andare un po' in panico. Ah, dai. Ma sei un attore bravissimo, veramente. Continua a fare il politico, lo fai meglio, guarda. Fammi litigare con la gente per una tua boutade. Comunque, allora, mentre io e Italo litighiamo e io e i miei autori pure, chiedo a Matthew la prossima notizia. Approvati finalmente i palinsesti Rai, dopo mesi di tira e molla il consiglio di amministrazione ha dato il via libera alla programmazione autunnale. Come sappiamo, la TV pubblica ha rinunciato a Santoro, non a Floris, Fazio, Gabanelli e Dandini, che sono tutti confermati. Restano però alcuni punti in sospeso, come ad esempio il contratto di Fabio Fazio. E la domanda è, il conduttore di Che Tempo Che Fa? Verrà per caso da queste parti alla 7? Un altro, ma ci manca soltanto che venga il cavallo della Rai, chiedersi un posticino pure per lui. Allora, Italo, diamo dei consigli. Allora, tu che sei passato dalla porta aerea PDL alla canoa di Futuro Libertà, che consigli dai a chi ha un interesse a fare la stessa cosa, cioè cambiare, come dicevi prima, struttura? Cosa devi portarti appresso dalla tua esperienza precedente o nella tua saccoccetta, emotiva o anche pratica? Beh, prima cosa, queste sono scelte, come è capitato a noi, che passano per coraggio e voglia di libertà. E l'unico rischio è tuo, perché se arrivano tutti questi bravi ti tolgono la trasmissione. Tiè, Italo, tiè! Ma perché perché mi stai frastimando oggi? Cioè, mi stai malaugurando sotto il profilo professionale un futuro poco solido? Scusa, ma ti pare che se vengono Fazio, Santoro e Celentano tengono ancora te a fare la trasmissione nel frigorifero? Dai, renditi conto dei tuoi limiti. Scusa, no, a Geppi ti posso dire una cosa? Io quando ho visto quella mia comparsata al cinema, mi sono reso conto che non era palla mia. Adesso tu ti devi rendere conto che in questo contesto la trasmissione te la danno, ma se arrivano questi signori non hai chance. Ah, tu sei un maleducato innanzitutto, perché questo qua non è modo di sostenere il lavoro di una professionista. E poi nel momento in cui, guarda, Santoro dovesse fare il preserale prima di Mentana, guarda, riderei molto. Cioè, ti assicuro, a godere Celentano quella mezz'oretta prima di Mentana sarebbe un bel momento. Comunque ti ringrazio per avermi messo quest'ansia da prestazione. Arriverà un momento che mentre tu lavori vengo a darti una gomitata mentre scrivi da dietro il braccio. Comunque tutti hanno parlato di Santoro, del suo programma, si farà, non si farà, si sono preoccupati di Vauro e Travaglio senza contratto, ma noi vogliamo lanciare un appello in favore della vera vittima di questa situazione. Una persona di cui nessuno si preoccupa, tranne noi, Sandro Ruotolo. Ma sì, ma possiamo anche mandare delle altre cose dietro a sostegno di questa campagna per non abbandonare Sandro Ruotolo. Eccolo qua, non abbandonate Sandro Ruotolo. Forse cambiano anche la regia se cambiano me. Non abbandonare Sandro Ruotolo, è un giornalista tanto affettuoso, con due tenere grandi cuffie e un paio di occhiali dolcissimi. Te lo prendi tu, Italo? Poi però ti arriva anche la Santa Anchè. Parliamone.
Sì, effettivamente, ma guarda, potrei prendere come ha detto stampa nell'ufficio stampa tuo. Sì, sì, che guarda, che non avrà più niente da fare, evidentemente, nelle tue previsioni, secondo te, nei miei 6 mesi futuri. Comunque, la 7 sta di... No. Benissimo, è arrivato il risultato finale della gran domanda, quindi Italo, vado a rileggerlo con te, una delle ultime mie, diciamo, il mio canto del cigno artistico. Al referendum è stata bocciata la linea del governo sul nucleare, secondo lei gli elettori temevano di più l'uranio impoverito o il brianzolo arricchito? Insomma, pare che temessero di più il brianzolo arricchito, il 91% delle persone che hanno deciso di votare oggi. Quindi non solo delle scorie, ma anche del settantenne, più del settantenne che delle scorie in qualche modo. La cosa ti stupisce? No, no, era prevedibile, è stato un voto contro Berlusconi, a prescindere dal merito dei quesiti. Benissimo, allora adesso ti do una chance di dare risposte originali a domande idiote. È il momento della gran banalità, le domande sono stupide, ma tu non sei autorizzato a esserlo nelle risposte perché l'hai comunque già fatto quando non era il momento di farlo. Esistono ancora i comunisti? No, non esistono più, hanno perso. Sono due risposte diverse, ti faccio notare. Il vento è cambiato? Cambia ogni giorno. Vabbè, che sei un velista. Quando c'era lui, i treni arrivavano in orario? Beh, adesso vanno più veloci. E mica andare più veloce è una cosa vincente, sai, Italo? Ma questa è un'altra storia, te la spiego un altro giorno. Si stava meglio quando si stava peggio? Si sta meglio quando si sta meglio. Sì, va bene, ma se va via Berlusconi, allora chi ci metti? O Geppi... Che tanto ha la carriera oppure... televisiva ormai al ramengo, a quanto pare, quindi è fattibile ed è possibile che io abbia davanti a me una carriera politica. Ma guarda, secondo me... Nel momento di profondo cambiamento ci vuole una novità forte, tu puoi rappresentarla. E tu mi farai da ufficio stampa, questo è il futuro, questa è una minaccia. Ringrazio Italo Bocchino, ringrazio Matteo Bordone, ci vediamo domani per un altro inaspettato Today. Ciao!